scienziati, sono Smemorina e vi do il benvenuto a Caramelle di Scienza. Oggi parleremo delle reazioni di combustione. Le reazioni di combustione sono reazioni esotermiche, cioè quando avvengono c'è un aumento del calore e un aumento del caos. In genere sono molto veloci e quando avvengono producono calore, luce e fuoco. Di solito la sostanza che permette la combustione è l'ossigeno contenuto nell'aria. Ma guardate i due mini scienziati, cosa hanno combinato oggi? Hanno provocato un incendio chimico. Non ci crederete mai! Riesco ad accendere il fuoco solo con la forza del pensiero! Buongiorno, io sono Lisa. Io sono Mauro. E insieme siamo i Fantachimici! Siete un barattolo e metteteci della candeggina. Incendiate uno stecco e spegnetelo velocemente. Verso l'acqua ossigenata e poi metto lo stecchino, cosa succede? Un'esplosione? Il liquido cambia colore? O la fiamma si accende? La fiamma si riaccende! Ed ora non si riaccende più. Abbiamo prodotto l'ossigeno che ha riacceso la fiamma. Svuotato l'ossigeno non si accende più. La grande parola scienziato! Avete visto cosa è successo? Facendo reagire la candeggina con l'acqua ossigenata, si è prodotto sale, acqua e ossigeno in forma gassosa. L'ossigeno quindi va a ravvivare la brace, riaccende la fiamma. Sembra quasi una magia. La combustione va ad esaurire l'ossigeno nel barattolo e così la fiamma si spegne e non si riaccende più. Allora ragazzi, riflettete e rispondete. Se il caos vuoi creare, quale elemento non dovrà mancare?